Ciao amici del Milione Latin Fest, io sono Manuele Feula. E io sono Paola Romine, siamo qui con uno dei nostri artisti reggaetonero, Joel Luego. Grazie. Ciao, bentornato. Grazie È tanto. È il secondo anno che sei qui al Latin Factor. È la seconda volta. Com'è questo palco? Raccontaci un po'. Bellissimo. Stare qua è un'emozione. È come se fosse sempre la prima volta. Bello. Grazie tante per l'opportunità sempre. Quest'anno grande ritorno, ci sono anche altri artisti che non c'erano l'anno scorso, come ti stai trovando? Ma bene, perché conoscere altre persone che fanno il reggaeton in Italia è importante, perché ti fa sentire parte di una comunità che vuole andare avanti, che vuole esprimere sempre il proprio potenziale ed è veramente importante. Questa sera ci presenterai un singolo inedito ma anche il brano Enamorate. Enamorate, sì. Ce ne puoi parlare un po'? Ma il mio ultimo singolo si chiama Enamorate, parla di quello che è una storia d'amore sempre un po' contorta, però quello che è la possibilità di innamorarsi della propria vita. E stasera presenterò pure alla fine Enel Club, che è un brano che già è uscito, e quindi sì, sono molto contento. Bellissimo concetto, bellissimo messaggio. Tra l'altro io adoro un tuo pezzo che si chiama Loca. Ah sì, Loca. È stupendo, se vuoi cantarcelo un po' a cappella. Vai. Loca, me pone loca. Quando cammina la calle se infoca. Loca, me pone loca. Dice solamente il culo rebota. Bellissimo, Joel. Tra l'altro è una hit, raccontaci com'è nata, chi l'ha prodotta questa canzone. Ma Loca è nata in un momento, è nata in estate, l'anno scorso. Bellissimo. Durante le vacanze abbiamo scritto insieme al mio produttore DJ Alpha, abbiamo scritto, volevamo dare un tocco più, un po' diverso a quello che era un po' le canzoni che stavo facendo uscire. Ed è nata Loca dal pensiero di vivere un po' la vita come un po' pazzi, no? Quindi da lì è nata proprio Loca. Che poi tra l'altro mi ricordo effettivamente un sacco l'estate quella canzone. Sì. Magari è nato proprio dopo Latin Factor. Magari è nato proprio dopo Latin Factor. Eh sì, devo dire Latin Factor ha dato un printing sicuramente diverso alla mia carriera. Sì, è più stimolante stare qua. Bellissimo. Quindi è più stimolante anche per me come artista fare altre canzoni. Fare altre. Joel, vuoi lasciare un messaggio al nostro pubblico del Milano Latin Festival? Di godersi la serata, di vivere ogni momento della propria vita. Questo è. Fantastico. Ragazzi, questo è stato tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo concerto. Ciao! Ciao!